Ed eccoci di nuovo in studio, ci hanno raggiunto i nostri ospiti ritardatari. E quindi oggi ha coronato un sogno che era nel cassetto dai tempi della prima categoria con il presidente del Campania Piscinola, Giovanni De Micco. Buonasera Ada, buonasera Mario. Scusami, prima categoria o seconda categoria? Perché ho letto che tu hai scritto su Facebook seconda categoria. Noi abbiamo iniziato in seconda categoria, la mia squadra si chiamava CTL Miracoli Soccer, quando incontravamo la SD Sanità, siamo partiti un po' insieme sotto questo aspetto. Poi in prima ci siamo uniti alla Napoli Centrale Piscinola e poi è nata la favola Campania in questi ultimi 4 anni. Benissimo. E continuiamo col presentare i nostri ospiti. La sua lungimiranza, la sua tenacia e la sua competenza l'ha portata ai massimi livelli regionali, sino all'ultima promozione conquistata con largo anticipo. L'allenatore del Campania Piscinola, Rosario Campana. Buonasera a tutti e scusate il ritardo. Rosario, scusami, sei stato più contento della guarigione del braccio o di questa, o del campionato? Sicuramente il campionato, non vorrei farmi sentire da mia moglie, perché sicuramente lei mi ha aiutato tanto in questi 3 mesi a vestirmi, a spogliarmi, quindi di conseguenza, però so che lei è molto felice anche per quelle è che possono essere. È stata molto felice di averlo fatto, molto felice. Sì, no, anche sa, molto felice per quanto riguarda la vittoria del campionato, in modo che sa che io sono allegro in questo momento e di conseguenza lei è felice per me. Certo. E ci ha raggiunti anche l'allenatore in seconda, nonché della Juniores, Carmine Marotta. Buonasera a tutti. Allora Carmine, la Juniores è prima in classifica. Non dimmi che vuoi vincere pure tutto questo campionato. Ci proviamo. È d'obbligo, il presidente è esigente. Esigente il presidente, eh? Benissimo, allora io adesso continuerei con la seconda divisione. Un attimo che vado a beccare dove lo metto. Eccolo qua, tutto a posto. Allora, seconda divisione. Una grande Neapolis passa a Fondi, il Trapani schiaccia il Brindisi e si porta, udite udite, a -1 dalla capolista Latino. Vai Ada. Andiamo quindi sulla Lega Pro, seconda divisione, girone C. Catanzaro Avellino 1-0, Melfi Aversa 0-1, Trapani Brindisi 4-0. Matera Campobasso 1-1, Isola Lirica Latina 1-1, Nuova Vibonese Milazzo 1-2. Fondi Neapolis 2-3, Pomezia Vigor Lamezia 3-0. Per quanto riguarda la classifica, la conduce il Latina con 49 punti. Segue Trapani 48, Milazzo 44, Neapolis e Aversa 41, Avellino 39, Pomezia 37, Matera 33, Vigor Lamezia 37, Fondi Isola Liria e Melfi 26, Brindisi 25, Campobasso 24, Nuova Vibonese 16, Catanzaro 4 punti. Ok Ada, stavo confabulando con... Tu confabuli sempre! Confabulo. Ecco il grande duello, Fondi-Neapolis, un duello vinto dalla Neapolis. Il cavallino rampante sono riusciti a espugnare Fondi. Era una partita abbastanza difficile, ma ce l'hanno fatta. Allora, io proprio per questa partita mi vado a collegare con Radio Fondi. Giusto, Radio Fondi, sì, Radio Fondi, sì, ho detto bene. Radio Antenna Fondi, ecco che c'era qualcosa, c'era qualcosa che non andava. E abbiamo il collega Alessio Milone. Alessio, buonasera. Ciao Alessio, buonasera. Buonasera. Alessio. Buonasera a tutti voi. Ciao. Allora, sta grande partita del Neapolis è così come ci raccontano le cronache campane? Beh sì, il Neapolis ha fatto la sua partita, ha espugnato il campo del Fondi, anche se è da dire anche che quest'anno, ecco, il campo del Fondi non era una cosa così difficile, visto che la squadra di mister Trillini ne ha vinta soltanto una in casa, ha fatto addirittura peggio del Catanzaro che in casa ne ha vinte 2. Comunque niente, bellissima, una partita abbastanza bella, nonostante ecco, questo Fondi non avesse più nulla da chiedere al campionato, perché ha ormai raggiunto la salvezza e poteva peccare un po' di motivazioni, mentre la Neapolis ovviamente che è inoltrata all'interno della lotta per i playoff ha fatto la sua partita, è passata in vantaggio con un gol di Bonanno, poi Moccherano ha raddoppiato e ancora poi con un gol anche abbastanza curioso in mischia ha fissato il risultato sul 3-1 prima che Gambuzza nel finale riaprisse i giochi, però ecco in maniera non così preoccupante, perché poi la Neapolis con gran carattere va ammesso ha saputo gestire bene il risultato fino alla fine
e a portarsi a casa 3 punti dal Domenico Purificato, che a questo punto speriamo riescano a valere l'accesso ai playoff, perché ecco quello che ha fatto De quest'oggi è sicuramente tutto di positivo e niente, speriamo che raggiunga i playoff perché lo merita. Senti, come ha giocato Moxedano? Perché secondo me sicuramente è il miglior giocatore che in questo momento ha la Neapolis, è così o sbaglio? Giocano molto bene, ha segnato un bel gol e niente, è sicuramente d'accordo, uno dei giocatori principali di questa Neapolis mugnana, ma d'altronde la Neapolis è qui, parlo anche un po' da nostalgico. Un altro giocatore bravo che è proprio quel Giancarlo Improta, che poi ha avuto anche la standing ovation Domenico Purificato quando è uscito per far entrare Civita, no? A un minuto dalla fine. Improta ha giocato con il Fondi fino a gennaio, è stato uno degli artefici della promozione in Lega Pro di Rossoblu, poi ecco quest'oggi è tornato e ha ricevuto gli applausi dello stadio nonostante abbia messo lo zampino in entrambi i gol della Neapolis, in 2 dei 3 gol della Neapolis. Quindi ecco l'attacco della squadra di mister D'Arrigo è sicuramente uno degli attacchi più che abbia mai visto in questo campionato, con Moxedano che è un leader lì davanti e poi anche con Improta e Longobardi, che sono due ali, perché quest'oggi così hanno giocato, anche se comunque credo che entrambi possano svolgere perfettamente tutti e 3 i ruoli d'attacco che sono disponibili. D'accordo, senti Alessio, adesso vediamo un attimo il servizio che abbiamo preparato grazie a una collaborazione con una TV che tu conosci molto bene. E vediamo un attimo, con Teleuniverso lo dico pure, per cui non ho niente da nascondere, vediamo un attimo come loro hanno fatto il servizio e poi tu mi dici se effettivamente è così, vediamo un attimo, via con la regia. Dopo una settimana di sosta, i Fondi torna a giocare all'Arnale Rosso contro un Neapolis mugnano lanciatissimo verso i playoff. E questo è il tema, insieme al ritorno da ex di Improta, della 24esima giornata del campionato di seconda divisione Girone C di Lega Pro. Ritmi lenti nel primo tempo, con squadre che si studiano. Al 12esimo l'occasione per sbloccare il risultato ce l'ha il 17enne Marinucci, lanciato a rete da Agostinelli. L'attaccante tarda troppo a tirare, forse tradito dall'emozione del debutto dall'inizio. Al 37esimo sale in cattedra l'ex Improta, serpentina in aria, tiro, Cacchioli respinge, sul pallone interviene Bonanno che ha gioco facile. Il Fondi tenta una timida reazione, ma al 43esimo arriva il 2-0, ancora Improta, tira da fuori area, la palla rimpalla e arriva a Moxedano. Altro gol facile, ma la difesa del Fondi è davvero poco reattiva. Mister Trillini si fa sentire negli spogliatoi, fuori Marigliano, si rivede Cuciniello e il Fondi cambia marcia da subito. Al quarto arriva il gol dei rossoblù dopo una bella azione di squadra. Marinucci tira, Gragnaniello para, Agostinelli è veloce e preciso, 2-1. Il patatrac però arriva solo 4 minuti dopo, la difesa fondana si fa sorprendere in contropiede, mischia in aria, il più lesto è Bonanno che così trova la doppietta. Vaccaro, il migliore per i suoi, non si dà per vinto e ci prova su punizione al 17esimo e al 27esimo dopo una bella azione di squadra. Al 42esimo infine arriva anche il gol di Gambuzza in bello stacco su calcio d'angolo, ma ormai è troppo tardi. Benissimo. Alessio. Alessio, eccomi. Allora, ero giusto il servizio? Perfetto. Il commento? A dir poco perfetto, ha inquadrato benissimo quella che sarà la partita. Molto bene anche a sottolineare l'esordio dal primo minuto di Marinucci, un ragazzo che tra l'altro oggi aveva ben 7 osservatori di squadre importanti a seguirlo, tra cui il Milan, quindi sicuramente sarà un ragazzo che uscirà fuori. E per quanto riguarda ecco, il resto, sì, concordo con tutto il servizio, compreso il fatto che ecco, l'Improta è stato uno dei più attivi lì davanti, ha propiziato anche 2 gol, i primi 2 gol della Neapolis. D'accordo Alessio, io ti ringrazio, so che tu hai fatto la radiocronaca, no? Sì, ho fatto la radiocronaca per Radio Antenna Fondi, sì. Benissimo, ti ringrazio, ti saluto. No, grazie a voi, buona serata. Ciao, a proposito, Milone. Sì, sono qui. Alessio, guarda chi ti presento, guarda bene. Un presidente, guardalo, un allenatore e un vice allenatore. Sai chi sono? Non lo sa, giustamente. No, il prossimo anno li conoscerai molto di più. Sono appena stati il problema è che io sono praticamente, mi avrei beccato adesso in macchina. Ah, sei in macchina, non riesco, sono appena uscito dalla redazione, quindi non riesco a vedere in televisione. Però comunque Alessio, abbiamo stasera i futuri sfidanti del Fondi, se il Fondi rimane in Serie D. La neopromossa, proprio oggi è stata promossa, Campania Piscinola.
capito, complimenti a loro, complimenti a loro. Certo, in bocca al lupo, ciao. Buona serata. Ciao, ciao, l'ho beccato in macchina, visto? L'ho beccato. Allora, che c'è, Anna? Mi stanno chattando, chiaramente, quindi qualcuno lo leggo, dice ce ne andiamo in Serie D. Forza Campania, vai Trematerra, un saluto a tutti voi, in particolare chi ci sta rappresentando questa sera in televisione, a tutto il Campania, vai Trematerra. E poi abbiamo anche quest'altro, aspetta un attimo, il Salvatore Cagliazzo, e dice, ah, questo è per l'Arzarese, Salvatore Cagliazza. Cacciatore, sono Salvatore, di trasmissione che l'Arzarese di oggi è eroica contro tutti e tutto. Stiamo tornando da Nardò, stanchi ma felici. D'accordo, poi continuiamo a parlare. Ate, devo mandare in onda un attimo un contributo pubblicitario, quello del gruppo A. Via con la regia. Le accoglienti sale con i nuovi allestimenti curati in ogni particolare sono ideali per ricevimenti di ogni genere e per cerimonie suggestive, pregiate anche dalla perfezione dei dettagli. L'eccellenza del servizio e la superiorità della gastronomia da sempre all'Hotel Serino rappresentano una rassicurante caratteristica. Per informazioni e prenotazioni 0825 59 49 01 alle falde del Terminio. Hotel Serino, ospitalità per natura. www.hotelserino.it. Gruppo Parziale Antonio e Figli Napoli. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di legnami nazionali ed esteri, ferramenta, elettrodomestici, pannellature, lavorazione di semilavorati e lavorazione al pantografo. Call center 081 58 42 682. Gruppo Parziale Antonio e Figli Napoli. Per richiesta visita agenti 081 70 57 111. Email gruppoparziale@virgilio.it. Sei un appassionato di cani? Allora scegli un bulldog inglese. Prenderlo a guinzaglio ti sembrerà impossibile. Dopo pochi giorni, tu e il tuo cane diventerete una sola persona. Il tuo cane di qualità, certificato fino alla terza generazione, è possibile averlo solo presso l'allevamento Winston Bulldog. Professionisti del settore ti aspettano presso l'allevamento Winston Bulldog a Capua. Nessuna serata è rovinata, tutto finisce in allegria, perché Bingo è l'asciugatutto che unisce tutti. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it. Per ogni arredamento completo un televisore LCD 30 pollici in omaggio. E allora iniziamo con la Serie D, è una prova generale per il Campania Piscinola. Un'altra piccola chattatina, forza Campania Piscinola, grande mister Campana, la D ci aspetta, De Micco Trapani, duo perfetto, vai Antonio da Piscinola, poi Piscinola e basta, mettetevelo in testa, siamo i migliori, gli ultras. Va benissimo, allora, anzi bella festa oggi, dopo la vediamo. Allora, vediamo un attimo cosa è successo nel girone G. Vincono le tre grandi del girone. Una irriconoscibile Viribus cade, ahimè, tre volte a Fidene. Vai Ada. Quindi adesso andiamo sulla Serie D, girone G. Viterbese Anzio Lavino 2-1, Guidoni Aprilia 0-1, Porto Torres Arzachena 2-2. Sibilla
Bacoli, Astrea 2-1, Zagarolo Budoni 1-1, Monterotondo Castiadas 2-0. Tavolara Salluri 1-1, Cinzia Selargius 0-0, Fidene Viribus Litis 3-0. Per la classifica conduce l'Aprilia a 55 punti, segue Monterotondo 54, Sibilla Bacoli 51, Viribus Litis 47, Zagarolo e Porto Torres 45, Viterbese 43, Fidene 42, Anzuola Vini Arzachena 40, Budoni 38, Selargius 34, Astrea 32, Salluri e Guidonia 28, Cinzia 27, Castiadas 25, Tavolara 24 punti. Benissimo, allora una particolare attenzione perché probabilmente il prossimo anno potreste capitare in questo girone, il girone laziale, visto che Bacoli ci è andata, per cui si presuppone che potreste andare anche voi, non si sa ancora ovviamente perché non si sa manco come si faranno i gironi, ma intanto chi oggi era a Bacoli a vedere questa partita per noi era Roberto Rosiello. Roberto. Mario, buonasera. Allora, una vittoria? Vittoria, diciamo, scaccia crisi, possiamo dire, perché la Sibilla veniva in casa da un punto in due partite. Quindi questa vittoria fa sicuramente morale e tiene la Sibilla agganciata alle due squadre che stanno facendo l'andatura. Purtroppo le giornate diminuiscono e il divario rimane sempre uguale, quindi certo, deve sperare in un passo falso. Sei d'accordo che è stato il Salluri a ingoiare il Sibilla? Ma con il Salluri ha perso 6 punti. Assurdo. Ha perso 5-1 in Sardegna e 3-2 in casa. E che posto sta in classifica il Salluri? Salluri sta lottando per non retrocedere, diciamo. Hai capito, ragazzi, come ha perso sto campionato? Se lo perdi. Ma se vogliamo la Sibilla, se mi permetti, con le prime 5 negli scontri diretti ha fatto 5 vittorie e 3 pareggi. I punti con chi li ha persi allora? Quello è il ha perso con le piccole. Senti, ti vorrei far vedere, anzi ai nostri telespettatori, questo titolo grafico. Allora, anche perché è carino veramente, ma proprio è carino. Se me lo date a tutto schermo il titolo grafico lo spiego anche. Vediamo un attimo, eccolo qua. Allora, c'è la bella Sibilla, ragazzi, ho dovuto mettere qualcosa davanti, da dietro voglio dire, l'ho dovuto per forza mettere. Perché siamo nell'orario protetto, comunque è la Sibilla che vede, alza il calice della vittoria, è Mercurio che la vorrebbe fermare perché Mercurio è il portafortuna dell'Astrea, non ci riesce. Ecco, questo volevo spiegare, ma intanto se ci fai vedere il filmato ci saremo con le immagini ben volentieri di vedere questo filmato. Eccolo qua. Qua vediamo subito in questa tenuta rossa la squadra di casa di Bacoli, che ricordiamo oggi non poteva disporre di ben 4 squalificati: Mendil, Carannante. Mendil, Carannante e Posiello. E dopo 30 minuti di noia si vede subito la Sibilla con un bel cross di Manzo e Russo ci prova di testa ma non inquadra la porta. Ancora Russo in avanti ma viene fermato per fuorigioco. Si vede alla mezz'ora anche l'Astrea con Braccani che prova a mettere la palla in mezzo per Diorio, liscia clamorosamente ma l'arbitro lo grazia chiamando il fuorigioco. Ancora in avanti l'Aprilia sul finale di tempo e qua ci sta Fantini, il terzino destro 91 della squadra laziale, che si beve tutta la difesa bacolese ma il tiro è un po' fiacco e Dauri è bravo. 37esimo minuto, gol della Sibilla, Manzo, Castaldo e Renone, 1-0 alla fine del primo tempo, grande gioia per la squadra bacolese, si leva un po' addosso le paure degli altri giorni come abbiamo detto, grande festa anche sugli spalti per tutti i fan. E il primo tempo finisce così, come ho detto, 1-0, poche azioni anche grazie all'Astrea che si è difesa molto bene. Inizia la ripresa e ci vogliono ancora 20 minuti per vedere un tiro in porta. Dal calcio d'angolo della squadra laziale Dauri esce malamente e Braccani non inquadra la porta. Ma ecco che si vede Manzo, bel lancio di Luccio e Manzo viene fermato proprio davanti al portiere. Si pensa che abbia toccato il pallone, poi Gargiulo ci dirà cosa è successo. Ancora l'Astrea in avanti ma il tiro del numero 11 è fiacco. Break della Sibilla, ecco Martone che prova a sfuggire ai suoi marcatori, li aggira a destra, a sinistra, prova a entrare dentro però si lascia cadere un poco troppo facilmente, qua penso che non c'è bisogno di Gargiulo per dire che l'ammonizione è cosa giusta. Scatta sul filo del fuorigioco Giuntoli però non inquadra la porta, cerca di angolare troppo il tiro e la palla finisce in fondo. Ancora bel lancio di Andreozzi, Manzo si trova davanti al portiere, se lo scarta. Ancora un altro passo, però il tiro è debole e De Santis riesce a bloccare la palla sulla linea.
ancora il risultato è fermo sull'1-0. Un altro sbaglio davanti alla porta, questa volta è Martone a partecipare allo show della Sibilla davanti al portiere laziale. E come dice la canzone di Max Pezzali, gol sbagliato, gol subito. E che gol che fa il numero 13 laziale Gaeta? Mette la palla proprio là dove riposava la civetta. 1-1 e la rabbia di Dauria è incontenibile. Grande festa per la Strea, ricordiamo che è una squadra che lotta per la salvezza. Ma due minuti dopo Manzo, Bagnoli, palla in mezzo e l'Albatros Martone si invola, è il 2-1 all'85esimo minuto, grande festa per la Sibilla, questa vittoria come ho detto prima è importantissima per rimanere agganciati alle due squadre capofila, grande festa anche per Martone che tornava in campo dopo due giornate di squalifica. La partita finisce così 2-1 e cosa dire, speriamo che l'Aprilia buchi una ruota e si fermi. Qua vediamo la festa tifosi della Sibilla. Guglielmo oggi ha fatto vedere proprio tutta. Siamo destinati e costretti a vincere, perché se vogliamo avere una chance di arrivare lì bisogna vincere tutte e cinque partite che rimangono. Non ci possiamo permettere passi falsi, perché le altre comunque le partite facili le vincono tranquillamente. Noi oggi abbiamo sprecato tanto, è un periodo che riusciamo pure a costruire qualcosa di importante, però poi sprechiamo tanto. Oggi siamo andati un po' in difficoltà, sostituire 5 titolari non è facile per nessuno, anche se quelli sostituiti hanno fatto bene, però diventa poi difficile se sbagliamo davanti alla porta 2-3 gol. Dovevamo chiuderla prima la partita. Mister, già parlammo qualche settimana fa, ma come mai voi nelle partite facili non riuscite mai a chiudere, mai a prendere i tre punti? Perché con le prime in classifica non avete mai perso. Da cosa dipende questo? Dipende dalle grandi motivazioni che un giocatore normale riesce a dare nelle partite importanti. Purtroppo noi abbiamo solo giocatori normali. Le motivazioni sono quelle che danno l'input alla squadra importante di vincere i campionati. Noi alterniamo delle grandi prestazioni, delle prestazioni così e così, e mancanza un po' di esperienza, mancanza di giocatori che hanno vinto i campionati e alla lunga poi si fanno sentire. Noi stiamo facendo il massimo, veramente stiamo facendo il massimo delle nostre possibilità, poi se viene a mancare 1, 2, 3, 4, 5 giocatori chiaramente andiamo in difficoltà. Se caso mai a fine campionato si rimane così, qual è il suo più grande rammarico? Il rammarico è che noi in 7 giorni abbiamo perso una partita in casa e abbiamo buttato via la vittoria domenica ad Aprilia, perché chiaramente noi sul 2-0 stavamo ancora festeggiando il 2-0, abbiamo preso 2-1. Poi un nostro giocatore, diciamo che ha sclerato in quel momento là, si fa buttare fuori per un fallo a nostro favore. È chiaro che poi giocare in 10 su un campo pesante dove stavi tenendo il campo abbastanza bene, prendi un gol, pareggi 2-2, hai buttato via una vittoria che stavamo dicendo un altro discorso. E poi per la partita in casa è inammissibile, col Sallura vinci 2-1 negli spogliatoi e poi vai in campo, non so se mi hanno cambiato la squadra tra primo e secondo tempo, per cui abbiamo perso una partita determinante. Infatti era una partita importantissima che noi ci tenevamo a vincere proprio per mantenere almeno inalterato il distacco che avevamo dalla prima e dalla seconda. Oggi è stato importante perché comunque, ripeto, ci consente ancora di stare lì in scia e sperare in qualche passo falso delle due squadre davanti. Tommaso, ma casomai a fine campionato voi finite secondi o terzi con 2 punti dalla prima, quanto sarà grande il rammarico per quei 15 giorni di scomodo di marzo contro il Budoni e contro il San Luri? Ma vabbè, sarà un dispiacere enorme, però comunque da tenere atto che può capitare a tutti un periodo negativo. E, diciamo, purtroppo possiamo sì rammaricarci, però alla fine credo che quest'anno abbiamo fatto benissimo, credo il massimo rispetto alle aspettative. Allora ti ringrazio Roberto. E se a sentire che dice il maestro, vediamo un po'. Vediamo cosa. Maestro? Eccolo qua il nostro maestro, da Villa Verde, andate tutti quanti a Villa Verde, perché veramente è una ridente, è località di Benevento, però è un ritrovo, c'è la piscina, ci si diverte d'estate, è bellissimo.
andate a portare i matrimoni, i battesimi, comunioni, c'è tutto. Allora, Villa Verde Eventi, Moiano di Benevento. Villa Verde, quindi fa pensare certo. A tanto verde, tanta pace. Allora, maestro, ci vuole indicare i lumi di quest'arbitro? Tu pensi, caro Mario, che chiamandomi maestro mi... T'addolcisco. Invece non è così. Cioè, è peggio ancora. No, ti rendi conto che probabilmente non esiste altra scuola che quella di chi ti sta parlando. Quindi ne prendo scusate, atto, visto che la vogliamo mettere su questo piano. Sei proprio modesto. No, ma sei tu che mi provochi, che tu lo sai, che tra me e te ci sono simpatiche provocazioni. Allora, a proposito di calcio. Ecco qua, state attenti. Qua abbiamo un arbitro che si fa sempre espellere. Scusami, ho sbagliato. Da arbitro magari ero io ad allontanare qualche dirigente. Adesso sono bravo a farmi allontanare da qualche arbitro. Oppure ho cambiato un attimo il modo di rispettare le persone che c'è di fronte. Non voglio entrare in una polemica, però... Assolutamente no. Gianni, però vedi, il discorso è questo, che secondo me probabilmente da fuori uno vede delle cose che da dentro ovviamente sono altre. Quando ti toccano nel cuore, in particolare nel sentimento, come quello di persone addette ai lavori fuori dal terreno di gioco, parlo praticamente di dirigenti, è ovvio che certe decisioni tu che avresti preso nella stessa misura probabilmente da arbitro, in quel momento le vedi diversamente. E quindi è una visione, consentimi, più romantica che razionale. Va bene, visto come l'ha parata, visto? mi fermo, non proseguo, se no non camminiamo. Allora qui veniamo, c'è una segnalazione per quanto riguarda un fuorigioco del calciatore della Strea. Ecco che la palla praticamente parte da centrocampo con questo lancio lungo e il numero 11 che praticamente pesca il proprio compagno di cui ha la segnalazione praticamente di fuorigioco. Ovviamente come vedete siamo in una posizione non ideale per valutare, come spero invece lo possa essere l'assistente dall'altro lato. Quindi l'arbitro ha ritenuto in questo momento di fischiare per il fuorigioco e ne prendiamo atto. Va bene, andiamo ancora avanti. Qui abbiamo praticamente un giocatore del Sibilla che si invola in area ed è Manzo, il quale praticamente verrebbe da Tergo caricato e atterrato dal numero 3. Se vediamo meglio le immagini, si nota come il difensore tocchi prima il pallone e poi lo stesso giocatore ovviamente in corsa. Ritengo a questo punto che, a parte che il rigore appunto non c'è comunque, ma ritengo in questo caso che forse sarebbe stato il caso di ammonire l'arbitro perché è stato troppo bravo. Vabbè, bravissimo, ti ringrazio. Va bene così? Sì. Un attimo prima. Allora, vogliamo vedere un attimo prima stazione? Ce la fate vedere, regia? L'ultima azione che abbiamo vista, questa qua. Eccola qua. Ecco qua. Un attimo prima. Un attimo indietro. Ecco qua diceva lui. Qua dicevi? No, volevo vedere se il numero 5 l'aveva preso prima, perciò il 10 dopo è andato, è andato a terra, era per questo. C'era, no, se no, poteva, no, no, era soltanto... Benissimo, allora grazie.